Ciao, siamo La Mette e oggi risponderemo a qualche domanda per i ragazzi di Perindi Poi. Ciao ragazzi, raccontate agli amici di Perindi Poi chi sono i La Mette e com'è nato il vostro progetto. Allora, La Mette sono un duo di Piacenza, noi ci siamo conosciuti alle superiori quando avevamo circa 16 anni. Da lì abbiamo iniziato a giocare un po' con FL Studio, fare le prime produzioni e poi ci siamo messi a scrivere i nostri primi testi. Da lì è nata un po' l'idea poi di formare un duo effettivo, iniziare a fare musica sul serio e quindi è nata La Mette. Tu mi fai il vostro quinto singolo dopo qualche mese di stop. Cos'è successo e cosa è cambiato in questo primo anno di attività? Allora, sono successe molte cose innanzitutto. Lo stop è dovuto a un voler crescere, diciamo. Ci siamo fermati per fare mente locale e trovare delle sonorità nuove. Ci siamo beccati con un nostro vecchio amico che si chiama Alessandro Landini, che adesso è il nostro produttore. Salutiamo. E lo conoscevamo già da un sacco di tempo perché suonavamo insieme nei primi gruppetti. E da lì con lui è nata questa voglia di creare delle nostre sonorità e ci siamo riusciti, ci stiamo trovando bene. E niente, in quest'anno appunto sono successe molte cose. Penso la cosa più importante è stata appunto questa crescita personale. Com'è nato questo nuovo brano e di cosa parla? Allora, il brano è nato principalmente da un riff di piano che poi abbiamo girato appunto al nostro producer Alessandro Landini e ci ha tirato fuori questa magia che è stata subito di ispirazione. Infatti la prima cosa che è nata è stato il ritornello dopo un travaglio, infatti ci sono stati alcuni cambi nel pezzo, abbiamo cambiato qualche strofa, fin poi ad arrivare al prodotto finito che è quello che potete ascoltare tutti. E il brano parla di una storia d'amore passionale e carnale che riguarda un ragazzo e una ragazza che d'estate si sono innamorati e hanno passato dei momenti insieme, e però l'amaro in bocca rimane perché è finita l'estate, diciamo, tutta quella magia dei momenti passati insieme è finita e tu vorresti solo tornare indietro a quell'estate per poter rivivere tutto. Tu mi fai mescola indie, pop, urban e lo-fi. Quali sono gli artisti a cui vi ispirate e che vi hanno influenzato maggiormente? Ma in realtà ascoltiamo entrambi così tanta musica, così tanti generi, che penso non ci sia È proprio qualcuno impossibile. di proprio marginale da dire. Ascoltiamo molta roba, sicuramente non saprei rispondere. Sì, è più un insieme di generi diversi che di artisti in particolare. Con quale artista dell'attuale scena musicale ti piacerebbe collaborare? Facciamo che dico un nome io e un nome te, va bene? Io dico Blanco, perché è eclettico, perché mi ha incantato fin da subito col suo stile e con la sua potenza nel cantare. Me è Dua Lipa. Siamo arrivati all'ultima domanda. Cosa avete in programma per il futuro? In realtà tante cose. Per ora la priorità è lavorare sui live, perché prima o poi torneranno i live e stiamo lavorando per questo. Questa è proprio la priorità. E poi ci saranno altre cose che non spoileriamo per ora. No spoiler. Ringraziamo gli amici di Perindi Poi e ci si vede alla prossima.